Le sale del Castello Pasquini di Castiglioncello, in provincia di Livorno, ospitano la mostra Da Corot ai Macchiaioli al simbolismo, Nino Costa e il paesaggio dell'anima. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rosignano Marittimo con la collaborazione della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, rappresenta un nuovo appuntamento espositivo finalizzato ad indagare gli ampi stimoli culturali che da questo angolo di Toscana, nel corso dell'Ottocento, continuarono ad intrecciarsi con la vita intellettuale italiana e internazionale del tempo. Curata da Francesca Dini e Stefania Frezzotti, l'esposizione si propone di analizzare il fondamentale ruolo di mediatore culturale svolto da Nino Costa nel panorama europeo. Una novantina di tele, molte per la prima volta visibili al pubblico, scandiscono l'intero cammino creativo dell'artista, dagli anni della campagna romana alla Toscana, ai soggiorni a Parigi e a Londra, alla scuola etrusca che vide a Roma Costa, leader di un gruppo di giovani aristocratici artisti inglesi. È dal 1927 che non gli si dedicava una mostra e quindi questa di Castiglioncello è una sorta di recupero dell'identità di questo personaggio che fu artista. Fattori dice: se sono diventato pittore di qualche merito lo devo a Nino Costa, e fu anche mediatore culturale tra le diverse scuole europee cointeressate sul tema dell'evoluzione del paesaggio nella seconda metà dell'Ottocento. Questo omaggio a Nino Costa cade proprio nel decimo anniversario del Centro per l'Arte Diego Martelli di Castiglioncello. È un anniversario di cui siamo molto orgogliosi. Io sono la coordinatrice del prestigioso comitato scientifico del centro. Il centro è una creazione del Comune di Rosignano Marittimo, nato nel 2000, con l'intento di promuovere iniziative culturali di spessore volte a indagare attraverso esposizioni impegnate, molto ben studiate, argomenti, temi, aspetti della pittura italiana tra 800 e 900, con le sue correlazioni internazionali. La mostra Da Corot ai Macchiaioli al simbolismo, Nino Costa e il paesaggio dell'anima, sarà aperta fino al 1° novembre.